Pensavo che gli androidi non entrassero. Tenente Anderson, mi chiamo Connor. Sono l'androide della Cyberlife. L'ho cercata in centrale, ma nessuno sapeva nulla. Dicevano che forse era andato a bere qualcosa. Per fortuna, al Quinto Bar l'ho trovata. Cosa vuoi? Le hanno assegnato un caso, oggi pomeriggio. Un omicidio. Un androide della Cyberlife. La società ha concordato l'invio di un modello specializzato per supportare le indagini. Non mi serve nessun supporto. Specialmente da un coglione di plastica come te. Perciò fai il bravo robot e levati dalle palle. Mi scusi, tenente, ma devo insistere. Le mie istruzioni mi obbligano ad accompagnarla. Sai dove te le puoi ficcare le tue istruzioni? No. Dove? Lascia stare. Posso capire che alcuni si trovino a disagio in presenza di androidi, ma non sono per niente a disagio. Levati dalle palle prima che ti schiacci come una lattina. Facciamo così. L'ultimo lo offro io. Che ne dice? Barista, un altro per favore. Visto, Jim, alta tecnologia. Fallo doppio. Hai detto omicidio. Aspetta qui. Ci metto un attimo.
Ho il dovere di accompagnarla sulla scena del crimine, tenente. Senti, non mi frega un cazzo dei tuoi doveri. Ti ho già detto di aspettare. Perciò sta zitto e aspetta qui. Just Douglas di Channel 16 può confermare che si tratta di omicidio? Non confermo un bel niente. Hanno detto qualcosa? Gli androidi non possono proseguire oltre. Lui è con me. Quale parte di resta in macchina non capisci? I suoi ordini contraddicono le mie istruzioni. Non dici niente, non tocchi niente e non mi rompi le palle, intesi? Certo. Buonasera, Hank. Pensavamo che non ti saresti più fatto vivo. Il piano era quello, poi è sbucato lo stronzo. Quindi ti sei preso un androide, eh? Oh, divertente, dimmi che è successo. Ci ha chiamato il proprietario verso le 8. Erano mesi che l'inquilino non pagava l'affitto, quindi è venuto a dare un'occhiata. E così ha trovato il corpo. Oh. Merda, che puzza! Prima di aprire le finestre era ancora peggio. Il nome della vittima è Carlos Ortiz. Ha precedenti per furto e aggressione armata. Stando ai vicini, era un tipo solitario. Stava quasi sempre in casa, non lo... vedevano mai. Ah, nello stato in cui è, perché scomodare il mondo nel cuore della notte? Meglio aspettare là. Io dico che è lì da 3 settimane buone. Ne sapremo di più quando arriverà al corner. Qui c'è un coltello da cucina. Forse l'arma del delitto. Qualche segno di effrazione? No. Il proprietario ha detto che la porta era chiusa dall'interno e le finestre sbarrate. Il killer sarà uscito dal retro. Cosa sappiamo del suo androide? Non molto. I vicini dicono che ne aveva uno, ma non c'era al nostro arrivo. Devo prendere un po' d'aria. Mettiti pure comodo. Sarò fuori se hai bisogno. Thank you.
Lettere perfette. Anche troppo, nessuno lo scrive così. Chris. Scritto col sangue della vittima? Direi proprio di sì. Prenderemo dei campioni da analizzare. Era chiusa dall'interno. Il killer è uscito di qua. Non ci sono impronte, a parte quelle dell'agente Collins numero 43. È successo settimane fa. Le tracce spariscono. No, questo tipo di suolo trattiene le tracce. Qui non viene nessuno da tanto tempo. Carlos amava divertirsi. Chris, voglio un test antidroga completo. Lo consideri fatto, tenente. Ehi, Mike, hai finito di prendere i campioni? Sì, finito. Pugnalato per 28 volte. Già. Pare che il killer ci abbia preso gusto. Tenente, ho capito cos'è successo. Ah, sì?
Spara, sono tutto orecchi. Tutto è iniziato in cucina. Ci sono segni di colluttazione. La domanda è: cosa è successo di preciso? La vittima deve aver attaccato l'androide con la mazza. Questo corrisponde ai rilievi. Continua. L'androide ha pugnalato la vittima. Quindi l'androide avrebbe provato a difendersi, giusto? E poi che è successo? E la vittima è scappata in soggiorno. E ha provato a fuggire dall'androide. Sì, ha senso. L'androide ha ucciso la vittima con il coltello. Ok. La tua ricostruzione non è malaccio. Ma non ci dice dove è finito l'androide. La mazza lo ha danneggiato e ha perso del Tyrium. Ha perso cosa? Tyrium. Lo chiamate sangue blu. Il fluido che nutre i biocomponenti di un androide. Ah. Evapora dopo qualche ora e risulta invisibile all'occhio umano. Ah. E scommetto che tu riesci a vederlo, vero? Esatto. Già. E cosa fai con quella sedia? Provvedo a verificare. Ah. Verifica, sì.
Mi stavo solo difendendo. Mi avrebbe ucciso. Ti scongiuro. Non dirglielo. Connor, ma che cazzo sta succedendo? Qui, tenente! Oh, merda. Chris, Ben, venite immediatamente qui! Muovetevi!